Questa domanda anche magnifico rettore, guardando la storia degli ultimi anni sembra quasi, sì, insomma adesso è finito il periodo, diciamo, tra virgolette, del berlusconismo, cioè, più o meno sono in una fase calante, sei sicuro, e il berlusconismo ha fatto scuola per molti, insomma, molte persone si sono fatti cambi di leggi a persona o anche altre strutture tipo ordinativo, ma Enzo Biagi è stato uno di quelli che più di tutti è stato sia colpito da Berlusconi, così, perché comunque non si è mai lasciato, non si è mai voluto servire al suo potere. Il conferimento di questa laurea a Biagi oggi è per lei molto sentito o è piuttosto un mero atto esecutivo di una consegna, insomma, proprio un gesto dovuto, ecco? Ma io probabilmente ho qualche anno di meno di Enzo Biagi, non tanti, quindi ho vissuto con lui 64 abitazioni sono state costruite con un consumo annuo di 21 kWh al metro quadrato all'anno e un media, un appartamento di 100 metri quadrati spende 350 e 160 di riscaldamento anno. C'è qualcuno di voi che spende questa cifra? Ecco, teniamo presente che a Bressanone fa più freddo che qui. Amburgo, 147 abitazioni con consumi compresi fra i 15 e i 40 kWh al metro quadrato all'anno e i prezzi di vendita variano tra gli 800 e i 2000 euro al metro quadrato calpestabile. Amburgo è una città estremamente cara in Germania. Non credo che qui a Reggio Emilia, dico non credo perché più o meno i prezzi li so, costino molto più o molto meno le abitazioni. Allora, qui facciamo un raffronto perché si parla anche di fonti rinnovabili e vediamo quanto ha fatto l'Italia fino adesso. Nel 2004 la ripartizione del mercato del solare termico, cioè la produzione di pannelli solari per acqua calda, sanitaria o riscaldamento, vedeva i simpatici tedeschi al 47%, la Grecia al 14%, l'Austria al 12%, l'Italia al 4%, di cui la metà nel paese più soleggiato che c'è in Italia, cioè il Trentino Alto Adige. La provincia di Bolzano e Trentino Alto Adige, su Tirolo, è comunque a livelli di Germania e Austria, stanno facendo moltissimo. In metri quadrati, ogni 1000 abitanti vedeva Cipro, come prima, con 431 metri quadrati, l'Austria 260, Grecia 255, Germania 90, Italia ho messo non classificata 5. È interessante vedere questi dati, la Germania rispetto agli abitanti ha molti più abitanti delle altre nazioni, quindi un dato cala, ma è interessante vedere quale sia il mercato, la ripartizione del mercato solare in Europa, perché ci sono tantissime ditte in Germania che vendono non solo in Germania ma anche da noi con prodotti eccezionali, così come in Austria varie ditte, cioè. Però uno direbbe, vabbè, i tedeschi, gli austriaci, vabbè, tanto sono tedeschi tutti, sono bravi, si sa, eccetera, a parte che in Germania c'è la metà dell'insolazione che c'è da noi e poi non ci sono solo tedeschi e austriaci, c'è anche la Grecia che più o meno ci assomigliano, non sono tanto lontani, c'è Cipro, eccetera, quindi non è un discorso di gli altri sono più bravi perché sono più a nord di noi, è un discorso di scelte che sono state fatte in un modo o in un altro. Il fotovoltaico e la produzione di energia solare per produrre elettricità al 2004 è stato circa 800 MW tra Germania, in Italia solo 30. Adesso col conto energia si farà qualche passettino in avanti, poi se si vuole parlare del conto energia possiamo approfondire un po'. L'eolico c'è un di cui? No, cioè c'è un di cui nel senso che parecchi ovviamente sono nel Trentino Alto Adige. L'eolico pure è altra fonte rinnovabile che è poi tra le più interessanti perché a livello di kilowattore prodotto è molto vicino al kilowattore, al costo del kilowattore che hanno le fonti fossili, per quello è installato in maniera abbastanza massiccia. In Germania siamo a 17.000 MW installati, in Italia 1.700 MW, 1.765 al 2005. Uno potrebbe dire che in Italia il vento non c'è, a parte il piano di una padana, effettivamente non c'è. Eppure non è così, l'Italia è uno dei paesi che ha più potenzialità eolica in Europa, tra quelli che hanno più potenzialità eolica in Europa. Io mi ricordo che anni fa, quando facevo degli interventi in cui c'erano persone dell'Enel, più o meno professori, diciamo, alte sfere o meno, Enea, Enel, io davo dei dati sulla potenzialità eolica, lo dico, ma figuriamoci, l'Italia non ha nessuna potenzialità eolica, forse qualcosa in Sardegna. Fatto sta che adesso noi siamo invasi da ditte straniere che vogliono installare eolico in Italia perché probabilmente erano un po' più preparate, ne sapevano un po' più della gente di Enel e Enea, ammesso che non sapessero com'era la situazione, e che quindi hanno sostituito completamente la pochissima industria eolica che c'era in Italia, che è morta quasi subito, anche perché c'era una ditta che era la Riva Cazzoni che puntò su un tipo di modello eolico che non aveva nessun futuro, che era monopala e c'era tutta una serie di problematiche. Quindi le ditte straniere stanno entrando prepotentemente nel mercato italiano perché sanno che invece l'Italia ha un buon potenziale eolico, se non altro perché noi abbiamo tantissima costa e moltissime regioni montuose, anche insomma un non espertissimo più o meno ci arriva, ma l'Enel e l'Enea no. Adesso hanno un po' cambiato idea, se vedete dei dati
dell'Enea sugli opuscoli che danno fanno vedere che le regioni non è più solo la Sardegna, ma iniziano ad essere 6, 7, 8 regioni in Italia in cui c'è una discreta potenzialità eolica. Basta essere dei velisti? Basta essere? Dei velisti. Basta essere D'Alema? Non è un velista. Allora, prego. Si dice, no, che non esiste nessuna energia pulita, anche quelle apparentemente, diciamo, rinnovabili hanno dei costi, diciamo, in termini di pulizia. E in particolar modo riguardo dall'eolico ci sono due problemi. Uno, vabbè, è quello classico, il paesaggio. Come lo mettiamo, se mettiamo un certo numero o un altro numero di, diciamo, pale sulle nostre coste, ma soprattutto il rumore. Ecco, io volevo chiedere a proposito come sono messi a questo riguardo e se in effetti è veramente praticabile l'ipotesi dell'eolico in Italia, come ha ascoltato qui. A parte io non ho prospettato nulla, cioè nel senso non ho fornito dati di espansione dell'eolico, ho dato solo un dato, cioè non ho fatto nessuna prospettiva. E allora, posso rispondere velocemente o magari riprendiamo anche alla fine la questione. Nessuna energia è pulita, chiaramente, anche quella delle fonti rinnovabili ha comunque un impatto, sia perché comunque serve energia per produrre un fotovoltaico, un solare termico, eccetera, sia perché l'eolico può avere un impatto a livello paesaggistico. Il problema però è questo, almeno secondo me, è la famosa questione della trave nell'occhio. Allora, qui bisogna capire, sicuramente dell'energia serve, poi possiamo discutere quanta, più o meno. Con che cosa la si vuole fare? Col nucleare? Punto interrogativo? O si vuole, per esempio, prendere in considerazione l'eolico? Uno può mettere assieme la lista dei rischi che ha il nucleare, i rischi e costi, e fa una lista abbastanza lunga, e i rischi e costi dell'eolico, e fa una lista abbastanza corta, e poco impattante, diciamo così, da un punto di vista di pericolosità ambiente e dell'impatto ambientale, eccetera. È una scelta. Quando io sento dire, a me l'eolico piace, ma non è che li metterei dappertutto, eccetera, bisogna sempre vedere di situazione in situazione cosa può andare, eccetera, una volta che si è risparmiata energia, uso razionale, eccetera. Però a me mi sembra molto strano, e vabbè, io ho lavorato in Germania per 5 anni e delle cose le avevo già viste lì, mi sembra molto strano chi si scaglia contro l'eolico perché c'è l'impatto del paesaggio, perché qualche uccellino ci va a sbattere, a parte che poi non è nemmeno tanto vero, e non vede tutto il resto. Allora, nel momento in cui io sarei anche per una moratoria per la quale non si installa più eolico, benissimo, allora interratemi tutti gli elettrodotti, tutti, interratemi tutti, buttate giù tutti gli scempi che ci sono, autostrade, ponti, assurdi, cioè da qui ai prossimi 1000 anni ci sarebbe da lavorare, allora sono d'accordo, ma non vedere quello che effettivamente devastante c'è, per andare contro l'eolico che è devastante molto poco, rispetto a per esempio una centrale nucleare, una centrale termoelettrica o altro tipo di scelte, mi sembra un po' sospetto quantomeno. In Germania, quando c'è stata un po' di diffusione dell'eolico, chi era contro i famosi comitati spontanei contro il nucleare, alla fine si andò a scoprire che erano molto spontaneamente finanziati dall'industria nucleare. Allora, anche lì viene un po' da chiedersi, ma allora c'è qualcosa che non funziona. Per cui bisogna capire in che direzione andare. L'energia pulita non esiste, però si possono fare delle scelte, si può scegliere che sia sporca lo 0,0 qualcosa o il 100. Sinceramente, è chiaro che bisogna fare delle valutazioni ambientali rispetto al paesaggio, eccetera, per quello che riguarda l'eolico, e normalmente si fa. Però, se uno dice no all'eolico, e poi, vabbè, mettetemi quello che volete, basta che non lo vedo, oppure basta che non lo sento, non perché l'eolico faccia rumore, anche sul discorso del rumore c'è da spiegare. Noi l'abbiamo messo anche qui, all'entrata, abbiamo messo il programma di un corso che organizziamo ogni estate, ormai ne abbiamo fatti 18, e questo di quest'anno sarà il 18esimo, ne abbiamo fatti quindi 17, in cui andiamo a visitare un centro di cui vedremo anche delle immagini più avanti, una delle lezioni è proprio sull'eolico. E noi facciamo andare le persone, visto che la regione è un corso che si tiene in Germania, la regione della Bassa Sassonia ha molte installazioni di eolico, facciamo andare le persone sotto impianti da 1 megawatt, che sono molto grandi, e gli chiediamo, sentite il rumore? E la gente rimane stupita, perché vede queste cose giganti, perché in effetti fanno anche impressione, sono molto alte, e si penserebbe di sentire chissà che cosa, rumori devastanti, e sente il fruscio delle pale che fendono l'aria. Quello è il massimo rumore. Questa cosa del rumore, non so come mai è venuto fuori, posso saperlo, perché per esempio in Italia le poche installazioni eoliche fatte all'inizio facevano effettivamente rumore, ma la tecnologia si è evoluta e da vari anni a questa parte la tecnologia eolica, il problema del rumore non c'è, cioè non fa questo rumore un eolico, assolutamente, cioè sarebbero, spesso sono messi anche vicino ai paesi, scapperebbero tutti, qui non scappa nessuno però da questa, nessuno protesta su questa cosa, e magari appunto si viene qualcuno d'Italia nostra e dice no all'eolico, però questo rumore qui, vabbè, cioè, ce lo teniamo, per cui anche lì bisogna vedere effettivamente le cose. Poi comunque se vogliamo ritornare sull'eolico possiamo. Vorrei richiamare una cosa che è stata detta qua, che è stata ripetuta nelle conferenze, se vi ricordate quello che ha detto Montanari sul barattolo. Quando si tratta di smaltire un barattolo, siccome è brutto e si vede, è meglio bruciarlo, perché comunque ce ne hanno particelle che provocano le malattie. Cerchiamo di focalizzare sul fatto che non necessariamente una cosa bella sia buona, o che fa sparire qualcosa significa disfarsi. E anche in questo ambito magari non è bello, deturpa il paesaggio, ma magari non ci uccide. Sì, anche sul deturpare il paesaggio, cioè, ci sarebbe da discutere, perché comunque qualcuno di voi ha mai visto una centrale termoelettrica, sì, la centrale termoelettrica si vede a svariati chilometri di distanza. Di notte poi tutta accesa. Ecco, sì. Allora, andiamo avanti, facciamo un piccolo accenno sulla biomassa. Sono stato calcolato che entro il 2010, se si puntasse a questo settore,
ci sarebbero oltre 30.000 occupati, 1 milione di ettari sfruttabili, 700.000 tonnellate di biodiesel e circa 1 milione di vetture potrebbero essere bioalimentate. Quello che si è fatto invece è tutto l'opposto. Nel 2005 si è passati dalle 300.000 alle 200.000 tonnellate di biodiesel esentati dalle tasse. Quindi si è fatto completamente il contrario. In Germania ci sono attualmente 1.500.000 tonnellate esentate e ci sono circa oltre 2.000 distributori di biodiesel. In Italia nemmeno uno, ce n'era uno sull'E45 l'hanno chiuso. Era vicino al posto di Jacopo Fo, Alcatraz, perché pure loro si impegnarono un po' sul discorso del biodiesel. Ci sono in Germania 350 imprese per una produzione complessiva di 650 MW, il fatturato è 650 milioni di euro. Entro 15 anni in Germania le biomasse potranno dare un contributo del 20%. Occupazione, altra parolina magica di cui tutti parlano. Personalmente penso che uno dei settori dove effettivamente l'occupazione di tipo sensato, chiamiamola così, c'è di sicuro, è il settore ambientale, nelle varie sfaccettature. Qui c'è un dato molto interessante, che è quello relativo ai posti di lavoro che si creano per ogni terawattore, un miliardo di kilowattore, rispetto alle varie fonti. Il nucleare da 75 persone ogni terawattore, perché per mandare avanti una centrale non ci vuole tutto questo personale. Quando dicono l'occupazione, costruiamo centrali, c'è l'occupazione. Una volta che l'hai costruita per mandare avanti una centrale serve molta poca gente. Homer Simpson. Eh? Basta Homer Simpson. Simpson, chi è? Homer Simpson. Cos'è il cartone? Quando li controlli tra il nucleare. Mi manca, non ho la televisione per cui certe cose non so. Allora, il nucleare 75, l'idroelettrico 250, il petrolio 260, il carbone 300, cioè quindi tutte le centrali alimentate con prodotti petroliferi, il carbone 370, l'eolico 918, l'etanolo, quindi biomassa 4.000 e fotovoltaico 76.000. Questo solo per quello che riguarda il settore delle fonti rinnovabili. Perché è dovuto al fatto che è una fonte molto diffusa, cioè qui deve lavorare moltissime persone. Se tu, se si calcola 1 miliardo di kilowattore di fotovoltaico, a parte che è un dato un po' così. Esatto. Esatto, difatti questo dato è interessante vederlo sulla Germania, tradotto in pratica. In Germania gli occupati nel settore rinnovabile sono ormai 160.000, più del doppio rispetto agli anni 90, cioè c'è stata una crescita molto molto veloce. 50.000 nel settore eolico, 30.000 nel settore del solare, fotovoltaico e termico, 50.000 nel settore della biomassa, biodiesel, biogas, legna, eccetera. Entro 15 anni arriveranno a 500.000 di persone. C'era chi parlava milioni di posti di lavoro, eccetera. Dove c'è sicuramente un settore dove si può puntare decisamente e si hanno buone probabilità di trovare occupazione è quello, ripeto, settore ambientale. Il fatturato complessivo delle rinnovabili è più del 30% rispetto al 2004, nel 2005 è stato più del 30% in Germania. E entro il 2020 si calcola che copriranno le fonti rinnovabili il 30% del fabbisogno energetico elettrico, coprendo agevolmente la parte nucleare. Sapete voi che la Germania ha scelto di uscire dal nucleare entro un tot di anni e quindi si sono posti il problema di come sostituire la percentuale del nucleare. Noi facciamo l'inverso, noi siamo... come dice Beppe Grillo, siamo in leggera contro tendenza. Dal 1991 al 2003 i costi di produzione del settore eolico sono scesi del 55%. Questo è molto interessante perché si vede che quando si punta a un settore è chiaro che i costi si riducono, la tecnologia migliora, cioè. Invece di buttare soldi, vagonate di soldi per cose assurde, si potrebbe puntare su questi settori e si avrebbero degli sviluppi molto veloci e quindi un conseguente calo di costi. Nel settore solare i costi sono scesi del 70% rispetto a 15 anni fa e una ditta tedesca, che è la Solvis, di cui vi ho messo anche qualche volantino lì all'entrata, una ditta tedesca che era Solvis nel 2005 rispetto al 2004 ha aumentato il fatturato del 65% e sono passati da 100 a 150 addetti. La Solvis ha una storia particolare perché hanno iniziato in quattro, erano quattro pazzi, facevano parte dei vari pazzi sparsi per l'Europa, e hanno iniziato in quattro e sono arrivati a questi livelli qui adesso. La ditta Solvis tra l'altro è una ditta estremamente interessante perché ha costruito la sua fabbrica con emissioni zero, perché hanno costruito la fabbrica con criteri di casa passiva, quindi hanno ridotto drasticamente i consumi. E poi quello che gli serviva lo producono con un impianto di cogenerazione a olio di colza e per il resto con solare termico e fotovoltaico. Il 70% dell'energia è dato dal cogeneratore e il 30% è dato da solare termico e fotovoltaico. Quindi non hanno assolutamente, non usano solamente combustibili fossili per la generazione elettrica e termica. La Svezia si è data l'obiettivo entro il 2020 di uscire definitivamente dal nucleare e dall'era dei combustibili fossili. Quindi diventare indipendente da entrambe le cose. E qui uno dirà, uno degli ultimi cos'era? Ah sì, a Grosseto abbiamo fatto un corso e è stato chiesto, cioè in questa presentazione è stato chiesto vabbè, ma le fonti rinnovabili sono state finanziate, servono tanti finanziamenti, sono state finanziate, non funzionano, non vanno. Benissimo, visto che il conto energia in Germania c'è già da vari anni, come è stato finanziato questo conto energia? Il sovrapprezzo pagato per i rinnovabili e per il conto energia è stato finanziato con un costo di 1,50 euro mensili nella bolletta, con risultati eccezionali perché il fotovoltaico in Germania è praticamente scomparso. Io collaboro con questo centro e con varie persone che lavorano nel settore dei rinnovabili in Germania e spesso mi dicono, se hai un tir di fotovoltaico ce lo mandi su, ci fai un favore, perché lì praticamente c'è una corsa a installare impianti fotovoltaici incredibile.
la situazione in Italia, vuol dire, beh, facciamolo pure in Italia. L'Italia è già stato fatto, ma in maniera un po' all'italiana, diciamo. Dal 91 gli italiani pagano più del doppio con la legge 9 del 91 tradotto nella delibera 6 del 92, il famoso CIP 6, qualcuno che si occupa di queste cose avrà già sentito questo famigerato nome, che stabilisce che gli italiani pagano un centesimo di euro per ogni kilowattora consumato per un totale di circa 2,6 miliardi di euro all'anno a sostegno delle rinnovabili e assimilate. Con questo termine assimilate è stata fatta la frittatina, nel senso che assimilate significa gli inceneritori e parte delle discarti di raffinerie petrolifere. Ovviamente la maggior parte dei soldi sono andate alle assimilate, tra virgolette, e per le rinnovabili sono rimaste poche briciole, circa il 15%. Questo è un dato appunto di Tabacci, della 10ª Commissione della Camera Attività Produttive. Quindi la differenza fra quello che la Germania ha fatto, chiedendo una cosa relativamente misera, perché 1,50 euro al mese è una cifra veramente ridicola, e quello che in Italia invece non è stato fatto. Quindi i 30 miliardi di euro di denaro pubblico sono andati agli inceneritori e a scarti di raffinerie petrolifere. Quando si dice l'inceneritore risolverà i problemi, è una buffonata, perché se non avessero i finanziamenti pubblici, gli inceneritori non avrebbero nessun senso economico. La cosa che taglia le gambe a questo tipo di ragionamento è proprio il non senso economico, anche a centrali tipo il nucleare, eccetera, poi vedremo più avanti. Quindi non è nemmeno un discorso di ma ci risolve il problema di ma stanno in piedi da sole, non è affatto così. E il conto energia sul solare fotovoltaico, diamo un breve cenno perché adesso c'è il famoso conto energia. Tra l'altro, per chi vuole avere informazioni ulteriori, noi per il comune di Reggio Emilia gestiamo lo sportello energia che c'è il martedì e giovedì a Informa, Città Informa, in centro a Reggio. Comunque, il conto energia da 1 a 20 kW vengono pagati 44,5 centesimi di euro per kilowattora, da 20 a 50 kW siamo a 46 e da 50 a 1000 a 49 centesimi di euro. Quindi si può vendere da fotovoltaico energia elettrica alla rete. Uno si chiede, vabbè, magari chi lavora su queste cose dice perché solo il fotovoltaico, altra cosa l'Italia, in Germania sono pagate anche altre fonti rinnovabili che immettono in rete, in Italia solo il fotovoltaico, si sa. L'incentivo dura 20 anni e il tempo medio di ammortamento dell'impianto è di circa 10 anni. Calcolando che un impianto dura oltre 25 anni è comunque un buon investimento. Noi non lo... come? Sì. Sì, però calcolando che tu il tuo ritorno ce l'hai in 10 anni, comunque hai 10 anni di guadagno. Noi non consigliamo di fare come prima cosa questo tipo di intervento, consigliamo di fare altre cose che a parità di tempo fanno ritornare i soldi più velocemente. Una delibera che c'è stata nel 2006, quest'anno, interessante comunque per chi si occupa di questo settore, è il fatto che finalmente, dopo tanto penare, si può accedere in rete con scambio sul posto, che significa non è che ti pagano l'energia elettrica ma ti fanno una specie di conguaglio fra quello che hai consumato e quello che dai in rete, con impianti da fonti rinnovabili e cogenerazione anche al di sotto dei 20 kW. Prima si era dato il tetto in cui si diceva dai 20 kW in poi si poteva, si era dato questo limite, si poteva immettere in rete. Adesso si può fare anche con impianti oltre al fotovoltaico da 0 a 20 kW. Questo è comunque un passo in avanti, anche se lo scambio sul posto non è una cosa assolutamente vantaggiosa. Cosa fare nel concreto? Innanzitutto isolare la propria abitazione, come abbiamo visto ci si risparmia parecchio, scegliere una fonte energetica a basso impatto ambientale, usare la cogenerazione, poi spieghiamo magari nel dettaglio, facciamo vedere anche con una foto che cos'è, mettere eventualmente caldaie a condensazione, che consumano molto meno e hanno rendimenti molto più alti, o caldaie a pellets, quindi a biomassa. Mettere un impianto di riscaldamento, come? Sì, diciamo che abbiamo messo pellets, legna, quello che volete, perché di solito nelle città o in vari posti di solito è più comodo rifornirsi di pellets che non di legna, insomma la legna ha tutta una serie di problemi. Come? Sì, esatto, sono dei, se qualcuno ne ha visto, sono dei piccoli trucioli che sono fatti con scarti di lavorazione del legno, che hanno un potere calorico molto alto. Avere un impianto di riscaldamento a bassa temperatura se possibile, mettere doppi vetri con isolamento interno, non solo mettere doppi vetri, ma ci sono anche dei vetri un po' più quotati, diciamo, che hanno un maggiore isolamento con un gas all'interno, un gas argon, che permette di fare in modo che ci sia un maggiore isolamento del vetro. Il vetro ha una bassissima capacità di trattenere il calore, quindi spesso gran parte del calore va via dalle finestre, dagli infissi e dal vetro. Installare collettori solari termici, quindi per la produzione di acqua calda, comprare elettrodomestici di classe A oppure A+, lampadine a basso consumo energetico, ormai costano veramente poco rispetto a quello che fanno risparmiare anche a livello economico, usare sistemi semplici per evitare lo stand-by. Si dice anche qui, c'è ormai risaputo il fatto che gli stand-by mediamente in un paese serve una centrale di grosse dimensioni per tenere in piedi tutti gli per alimentare tutti gli stand-by. E lo stand-by è cos'è? Praticamente la famosa lucettina rossa accesa anche quando l'elettrodomestico, il videoregistratore, quello che volete, è spento. Se le sommiamo tutte quante, appunto, fanno una grossa quantità di energia sprecata, perché non servirebbe assolutamente. E tutto questo semplicemente perché uno deve col telecomando azionare le varie cose immediatamente, perché fa fatica a spegnere l'interruttore come si deve. Per andare incontro alla pigrizia vengono fatte anche delle multiprese con interruttore, per cui si possono mettere le varie prese assieme e attraverso l'interruttore è possibile staccare automaticamente lo standby. Questo è interessante per tutti gli uffici, soprattutto. Voi ci fate caso, a parte gli uffici che lasciano la luce accesa tutta la notte, cioè, ma tutti i vari computer, quasi nessuno si mette lì a staccare la spina, a staccare l'interruttore, quindi possono essere messe delle multiprese con interruttore che staccano automaticamente gli standby. Ma con l'interruttore c'è lo standby?
No. Nel momento in cui tu stacchi, nel momento in cui tu stacchi, spegni. E l'uso di sistemi per evitare lo stand-by, poi evitate gli asciugabiancheri elettrici, che ultimamente stanno diffondendo un po' anche in Italia, che è assurdo. Evitate sistemi di condizionamento, si faceva prima, faceva prima l'esempio. Il dato è che nel 2004 ne sono stati venduti 2,1 milioni di esemplari, nel 2003 ne erano stati venduti 1,5 milioni perché poi alla fine erano finiti, non ce n'erano più da installare. E questo ha fatto sì che i consumi energetici si sono alzati moltissimo. In questo senso stiamo andando incontro e stiamo seguendo il cattivo esempio degli americani. E ci sono dei sistemi per evitare questi impianti di condizionamento, che poi vedremo nell'applicazione pratica della costruzione delle case o della ristrutturazione delle case. Nell'abitazione è preferibile non superare i 18-20 gradi di temperatura, fa anche bene alla salute, e ogni grado in più di temperatura aumenta i consumi del 6%. Installare un contabilizzatore del calore e valvole termostatiche per i termosifoni. Il contabilizzatore del calore è una cosa estremamente interessante e intelligente, perché automaticamente, se si ha questo apparecchio, è stato statisticamente provato che si consuma di meno, semplicemente perché uno vede quanto consuma, vede anche quanto costa, e quindi ci pensa, cioè è più attento. Contabilizzatore del calore è come avere un sistema centrale che ti dice automaticamente che temperatura hai, quanto stai consumando, puoi decidere anche nelle varie stanze. Sì, è come una specie di termostato praticamente. E lo puoi trovare in qualsiasi rivendita di materiale di termosanitaria, cioè idraulica, sono abbastanza diffusi. E soprattutto dovrebbero essere diffusi dove ci sono dei condomini, dove attualmente si paga millesimo, che è una cosa assurda, perché c'è quello che magari ha caldissimo e apre le finestre, la persona che ha più freddo, e non si può comunque decidere che uno riscaldi meno e l'altro di più, perché magari ha più freddo, e quindi si paga tutti uguali, e non c'è nessuno pensa, vabbè, chiudo, risparmio, perché tanto comunque si paga lo stesso. Quindi mettere dei sistemi contabilizzatori del calore nei condomini sarebbe una cosa molto interessante. E così come le valvole termostatiche per i termosifoni, che spesso non ci sono e che possono fare in modo di diminuire i consumi energetici. Evitate sistemi di riscaldamento elettrici sia dell'aria che dell'acqua, quindi sia scaldabagno elettrici che sistemi di riscaldamento dell'aria elettrica. Usare pile ricaricabili, il frigo possibilmente senza freezer, il freezer consuma molto più del frigorifero stesso, normalmente un 70% rispetto al frigo. Spesso è sottoutilizzato, cioè chi lo usa tantissimo, ma spesso ci si mettono due cose dentro, e quindi possibilmente magari comprare un congelatore a parte e usarlo effettivamente quando serve. Ovviamente non mettete il frigorifero vicino alla cucina o fonti di calore, e evitate i frigoriferi in cassa, perché tutti i modi in cui si fa sì che aumenti la temperatura, perché c'è la cucina, perché si incassa il frigorifero, questo farà sì che il motore partirà più volte per riadeguare, rialimentare il freddo all'interno del frigorifero, e quindi questo aumenta il consumo. Lavatrice, farla possibilmente con lavaggi a 40-60 gradi, riempirla a pieno carico, e possibilmente collegare all'acqua calda o di un impianto solare, prodotta da un impianto solare o di una caldaia. Io ho fatto la domanda a chi mi dovrebbe installare la nuova lavatrice, la mia vecchia lavatrice, classe A, ho detto no, non te la posso installare l'acqua calda, perché le nuove lavatrici non funzionano collegate all'acqua calda. No, allora, bisogna, quando si va a chiedere da un negoziante una lavatrice e si dice io la voglio attaccare all'acqua calda, devi avere l'attacco adeguato. Quasi tutte ce l'hanno, tante lo tappano proprio, l'ingresso dell'acqua calda esterna. E comunque per unirsi e chiedere che abbiano anche l'ingresso dell'acqua calda, e poi si può mettere anche lì una specie di termostato, un'apparecchiatura particolare, un miscelatore. Esatto. E con questo sistema è possibile usare direttamente l'acqua calda d'ingresso. Un ingresso esterno che può essere o quella dei pannelli solari o quella della caldaia a gas. E quindi questo perché fa consumare meno? Perché fa... Esatto, bypassa la resistenza il più delle volte, quindi visto che scaldare l'acqua con elettricità a costi, oltre che assurdo energeticamente, a costi molto alti, si risparmia sia denaro che energia. Sì, si può fare con una lavastoviglie. Visto che dietro ci dovrebbe essere un ingresso per l'acqua calda. Esterno per l'acqua calda. Cose banali ma importanti: cuocere con il coperchio, si consuma mediamente metà del gas, e riempire adeguatamente il forno, attenzione ai sprechi e dimenticanze, famose luci accese, eccetera, piantare alberi, usare legno nostrano, e sul legno ci sono anche delle certificazioni che danno standard ecologici e sociali. Un esempio particolare è Varese Ligure, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, un paese che ha puntato decisamente alla valorizzazione ambientale, quindi usando fonti rinnovabili, incentivando l'agricoltura biologica e il turismo quindi di qualità. Ha puntato anche sul risparmio energetico, questo ha creato ovviamente un aumento dell'occupazione, e nel 2004 ha avuto anche un riconoscimento europeo come comune con la rurale con un'economia più ecosostenibile. E vengono a visitare questo paese anche da fuori, dall'estero, proprio perché è un esempio di virtuosità ambientale. Quindi puntare sull'ambiente anche da questo punto di vista paga. Energia nucleare. Ci soffermiamo un attimo sul discorso dell'energia nucleare, perché ahimè sta rimanendo fuori in Italia, e capiamo se effettivamente ne vale la pena o meno. Innanzitutto, i costi di costruzione della centrale nucleare sono estremamente alti. Sono ancora più alti quelli di smantellamento. A oggi nessuna centrale nucleare è stata smantellata, non sanno nemmeno come fare, perché i livelli di radioattività sono altissimi, perché bisogna stoccare tutto quello che è venuto a contatto col materiale radioattivo, e quindi i processi di smantellamento sono estremamente costosi. Così come sono costosi i sistemi di sicurezza,
cioè l'adeguamento delle centrali con sistemi di sicurezza ha fatto aumentare ancora di più i costi. Il fatto che a livello di centrali nucleari, soprattutto nei paesi occidentali, sia stato bloccato, soprattutto per esempio negli Stati Uniti, dopo il 79 ci fu un grave incidente in una centrale nucleare a Three Mile Island, è stato bloccato non perché hanno detto è pericoloso, problemi ambientali, semplicemente perché i sistemi di sicurezza e i vari costi hanno visto che erano molto alti, quindi non ci si sentiva più di sostenerli. Anche se c'erano finanziamenti pubblici, i costi comunque aumentavano tantissimo. Qualcuno di voi, non so, magari l'avrà letto, comunque tantissimi anni fa fu scritto un libro dal WWF che si chiamava Il veleno nella coda, in cui veniva analizzato tutta la problematica dello smantellamento delle centrali nucleari, che è un problema estremamente serio, estremamente grave. A oggi è ancora risolto il problema dello smaltimento delle scorie e si parla, se qualcuno di voi tratta questo argomento, sa benissimo che per alcuni elementi radioattivi si parla di dimezzamento in tempi di migliaia di anni. Allora, è possibile che noi non riusciamo a avere qualcosa di meglio da queste follie? Cioè che noi dobbiamo lasciare alle generazioni per migliaia di anni questa eredità? Ne vale la pena. Altissima pericolosità ambientale, quindi, con piani di evacuazione. Io non conosco piani di evacuazione dall'eolico. Per il nucleare è obbligatorio avere piani di evacuazione. Se no, potrebbe sfuggire e distruggere un intero quartiere. Esposizione delle centrali nucleari a attacchi armati. Si parla tanto di terrorismo, problematiche. Sicuramente se qualcuno fa davvero del male, inizia a vedere dove sono le centrali nucleari di quel paese. Il problema della centralizzazione energetica riguarda tutte le centrali, non solo quelle nucleari, con scarso controllo da parte della cittadinanza di quello che sta avvenendo in quella centrale. Adesso che c'è stato il ventennale dell'incidente di Chernobyl, si è riparlato un po' di nucleare, e se qualcuno di voi ha seguito la questione, praticamente la popolazione non è stata avvertita per giorni interi. Quindi anche quella è una problematica, cioè il fatto che magari succede qualcosa e decidono non facciamo sapere niente perché si crea il panico, quindi grossa pericolosità anche da questo punto di vista. L'uso militare del nucleare è assodato, per cui tutta la problematica che c'è adesso con l'Iran è relativa al fatto che il nucleare può essere usato anche con scopi militari. Non è rinnovabile, l'ho messo perché magari per qualcuno è una banalità, però io ho sentito politici, gente accreditata, dice usiamo il nucleare per una fonte rinnovabile, come se l'uranio crescesse come i funghi o l'insalata. Non è una fonte rinnovabile, l'uranio, se si decidesse di puntare decisamente al nucleare a livello mondiale, più di quello che si è fatto adesso, durerebbe anche questo, i giacimenti urani dovrebbero fare i 30-40 anni, non di più. E poi, l'altra assurdità, perché sull'energia se ne dicono proprio tantissime, quando ci sono le varie crisi, appunto manca il gas, ci tagliano il gas, i russi cattivi, perché poi i cattivi cambiano sempre, prima gli arabi, poi i russi, poi gli algerini, poi i marziani, eccetera. E dicono, facciamo le centrali nucleari così siamo indipendenti, come se l'uranio crescesse a Correggio, o che ne so io. L'uranio proviene dall'estero, paesi come Sudafrica, l'Australia, comunque non saremmo noi indipendenti se facessimo le centrali nucleari, saremmo comunque dipendenti. E il discorso dell'indipendenza è assurdo, non saremmo indipendenti nemmeno se costruiamo i rigassificatori, altra assurdità. L'indipendenza di un paese a livello energetico ce l'ha se sfrutta le sue fonti, e basta. L'Italia non ha giacimenti di uranio, ha praticamente pochissimi giacimenti di petrolio e gas, quasi nulli. Quindi su che cosa bisogna puntare? Su quello che dicevamo prima, sull'uso razionale, su cercare di ridurre al massimo i consumi energetici e poi usare quello che l'Italia ha. E l'Italia, da un punto di vista di fonti energetiche alternative, in ogni senso, ne ha parecchie. Peccato che non ci si punti per niente. Per ripristinare le centrali comunque servirebbero in ogni caso 15 o 20 anni. Se oggi si decidesse che l'Italia riparte con il nucleare, quindi con una potenza adeguata, che significa costruire 15, 20, 30, 40 centrali, energia nucleare servirebbero comunque parecchi anni, non è che è una cosa che in un anno costruiamo tutto. Il problema è già adesso, quindi adesso abbiamo problemi di approvvigionamenti energetici, eccetera, quindi ci sarebbero comunque tempi lunghi. Il nucleare e l'idrogeno. Uno dei modi più semplici e più economici di produrre idrogeno è con il nucleare. L'idrogeno non è una fonte energetica, ma un vettore energetico, quindi bisogna produrlo. E paradossalmente uno dei modi meno costosi e più semplice è produrre dal nucleare. Poi possiamo approfondire questo aspetto. Comunque chi parla di idrogeno, altra fonte mistica che risolverà i problemi di tutto il mondo, valutiamo bene se dietro l'angolo non rispunterà il nucleare, perché si dirà produciamo l'idrogeno, che è una fonte pulita, eccetera, eccetera. A nostro modo di vedere le persone possono fare moltissimo, molto più dei politici, e se ci saranno dei cambiamenti avverranno perché le persone cambieranno, secondo noi. Anche perché se stiamo a aspettare i politici, campa cavallo. Quindi questa frase mi sembra quanto mai importante e significativa. Adesso passerei a fare vedere degli esempi concreti. Allora facciamo un giro europeo, velocemente perché è già un po' tardino. Perché? Perché andiamo a vedere chi ha iniziato prima e quali, come dicevo prima, quali potenzialità potrebbe avere l'Italia se puntasse, così come hanno puntato altri paesi, a questo tipo di tecnologie. Qui siamo ad Hannover, vicino ad Hannover, a 25 km da Hannover, a 150 km a sud di Amburgo, Bassa Sassonia, fa freddo, in inverno abbiamo temperature che arrivano anche a meno 20 gradi, e un po' di pazzi, come si diceva all'inizio,
nel 1981, quindi qualche anno fa, prese la decisione di intervenire dal punto di vista della problematica energetica in modo estremamente concreto. A quell'epoca c'era tutta il movimento contrario alle centrali nucleari, che era abbastanza forte, si facevano parecchie manifestazioni, eccetera. Queste persone decisero di dare una risposta pratica e dissero: le centrali nucleari non si devono costruire non solo perché non hanno senso dal punto di vista ambientale, perché sono pericolosissime, eccetera, eccetera, ma perché non hanno senso dal punto di vista energetico, cioè a noi non serve quell'energia in più che ci daranno le centrali nucleari. Basterebbe intervenire con sistemi adeguati di risparmio energetico per far sì che queste centrali non abbiano senso di essere costruite. E quindi questo loro lo fecero in maniera concreta, iniziando da loro stessi. Acquistarono questa abitazione, abbastanza grande, era una scuola, e nel concreto applicarono tutte queste tecnologie che loro dicevano, se fossero state applicate in massa, avrebbero reso assolutamente superflua la costruzione di nuove centrali. Quindi che cosa fecero? Isolarono completamente l'abitazione, misero pannelli solari, col sistema di isolamento ridussero il consumo energetico del 70% rispetto agli usi che c'erano prima, e con interventi anche sul risparmio idrico riuscirono a risparmiare il 50% del consumo di acqua potabile. Qui è un momento dell'installazione di impianto solare termico, sono 55 metri quadrati di pannelli solari, autocostruiti e autoinstallati. A oggi funzionano perfettamente, per chi gli interessano statistiche, eccetera. Ovviamente gli impianti solari, questi sono una produzione di acqua calda, possono essere acquistati dalle ditte, non è che assolutamente necessario autocostruirseli, però si possono anche autocostruire ed è una tecnologia estremamente efficace. Questo è l'impianto finito. E, dicevo prima, isolamento termico. Iniziarono a isolare in maniera specifica, capillare, tutte le parti dell'abitazione con materiali isolanti naturali. Questa è fibra di legno. Fibra di legno e fibra di cellulosa. Quel simpatico personaggio lì sopra sono io. Lo dico perché in quella posa plastica. Lo dico perché lavorare su queste tecnologie non è una cosa complessa, cioè non è che solo gli scienziati, sarà una cosa che è lì lontana. Bisogna avere dell'interesse, della passione, ma poi intervenire su questi settori non è una cosa particolarmente complicata. Lo dico per chi magari si è laureato oppure gli interesserebbe lavorare in questo settore, non è una cosa particolarmente complessa. E molte degli interventi che si facevano allora erano delle cose in cui si sperimentava, cioè si prova a vedere, vediamo questo materiale piuttosto che quell'altro, vediamo che tipo di rendimento ha, eccetera. Materiale a confronto, fibra di cellulosa, sughero, fibra di vetro, a confronto quelli tradizionali e quelli invece naturali, sì, di sintesi e quelli naturali. Risultato? Qui era una prova resistenza al fuoco, hanno tutte un ottimo resistenza al fuoco. Quindi anche quelli naturali, cosiddetti, che si incendiano, hanno una resistenza come quelli di sintesi. E qui vediamo vari materiali isolanti a confronto, vediamo la fibra di cocco, il sughero granulare, la lana, il cotone, la canapa, fibra di cellulosa, il pannellatore, fibra di legno, sì. Impianto solare autocostruito a circolazione naturale, cioè quindi senza uso di pompe di circolazione, installazione di un piccolo impianto fotovoltaico. Questo piccolo impianto fotovoltaico fu installato prima del conto energia, e questo dà anche un po' la dimensione, vedete, 55 metri quadrati di solare termico a confronto a questo piccolo impianto fotovoltaico. Questo perché? Perché il fotovoltaico costa molto di più. Noi non lo consigliamo come prima cosa da fare: ho dei soldi da investire, come investiamo? Isoli l'abitazione, metta una caldaia a condensazione, magari metta il solare termico, doppi vetri, eccetera. Il fotovoltaico è proprio l'ultima cosa, perché ha costi molto alti e il rendimento del fotovoltaico è abbastanza basso. Poi è arrivato il conto energia, almeno in Germania, e quindi hanno aumentato un po' la superficie di impianti fotovoltaici. Vediamo due impianti connessi in rete, ognuno ad 800 watt. Questo impianto a 2,2 kW, sempre connesso in rete. Piccolo impianto per il pompaggio dell'acqua. Esempio di eolico, questo è un eolico nelle vicinanze del centro in Germania, eolico da 1 MW. La nostra brava cogenerazione, questo è un sistema di cogenerazione. Cos'è la cogenerazione? La cogenerazione è un sistema per la produzione di energia elettrica e calore da una stessa fonte. Questo è un motore, come può essere un motore automobilistico, 1163 cm3 diesel, alimentato quindi a gasolio, e può essere un motore di cogenerazione, può essere alimentato anche a biogas, a biodiesel, a olio di colza, eccetera, a gas metano. E cosa ha di particolare questo impianto? Questo impianto è, qui siamo nella cantina del centro, e quindi dispersioni bassissime, perché non siamo a 100 km, cioè quindi una distanza molto grande, quindi con grosse dispersioni, così come normalmente sono le centrali che portano energia elettrica fino a noi. Qui siamo vicinissimi a dove ci serve l'energia, quindi riduzione delle dispersioni, e questo sistema produce calore e energia elettrica perché alimenta anche un generatore di corrente, quindi noi produciamo l'energia elettrica e il calore, quindi ci serviamo come riscaldamento sia dell'acqua sanitaria che dell'acqua per i termosifoni, e allo stesso tempo produciamo energia elettrica. Qual è il vantaggio di questo sistema? Che ha un'efficienza, un rendimento estremamente alto, che normalmente supera il 90%. Prima si parlava di rendimenti del 38% al massimo, se siamo fortunati del 55%, qui proprio facciamo tombola perché arriviamo a oltre il 90%. Quindi questo è un sistema estremamente razionale dell'uso dell'energia ed è una delle cose che noi proponiamo più spesso. Sì, può essere
per esempio il governo inglese, l'azienda energetica inglese ha commissionato alla Nuova Zelanda non so quante 100-200 mila di cogeneratori, piccoli cogeneratori da 800 anni. No, cioè lo fanno ma sono insonorizzati, vedi che c'è questa parte che insonorizza, e poi normalmente sono nelle cantine, per cui non è molto non è problematica la cosa, e sistemi del genere possono essere anche di piccola taglia e vanno bene per esempio il condominio, gruppi di case, insomma sono molto hanno... Sì. Non si può prendersi le proprie vicine. No, invece non è così. No? Non fanno così tanto rumore e ci sono sistemi adesso che vengono sviluppati anche per le abitazioni singole. Se qualcuno interessa, c'è già una ditta in Italia che li propone. Questo è l'impianto di fitodepurazione, cioè depurazione delle acque reflue con un sistema combinato di piante e batteri che crescono in questo filtro e che depurano l'acqua anche attraverso l'ossigeno dato dalle radici delle piante. Poi sono delle canne palustri, un sistema estremamente semplice e efficace. Filtro dell'acqua piovana, serbatoio di raccolta e filtro dell'acqua piovana per usare l'acqua piovana in tutti gli usi dove non serve l'acqua potabile, quindi per esempio negli sciacquoni dei bagni. Questo è il serbatoio del centro dove da qui viene alimentata, vengono alimentati tutti gli sciacquoni. Sulla base di questo è stato fatto un progetto in Veneto, dove c'era stato un intero condominio con gli sciacquoni dell'acqua che utilizzavano l'acqua piovana. E il problema sollevato era il cattivo odore. Sono dovute interrare queste vasche. Perché nel caso probabilmente per loro era cielo aperto sul tetto, magari. È chiaro che se si lasciano aperte il problema del tettatore c'è, ma di solito sono tutte interrate, tutte chiuse, per cui non si può. L'acqua filtra? Filtra, viene filtrata dalla grondaia, arriva qui e da qui con la pompa viene messa nei vari sciacquoni, o nella lavatrice, o per irrigazione, o in tutti gli usi dove non serve l'acqua potabile. Questo siamo nel 92, dieci anni dopo appunto l'inizio della loro esperienza, hanno costruito una casa ex novo, mentre l'altra l'avevano ristrutturata, questa l'hanno costruita ex novo. E, non è un sistema tipico di costruzione tedesca, di derivazione dei paesi scandinavi. In Germania non si costruisce normalmente con legno, si costruisce in maniera simile alla nostra, quindi con muratura, case con tipo di costruzione massiccia, e questo loro hanno usato il legno qui perché è questo tipo di struttura, perché è possibile mettere più materiale isolante, poi si vedrà nello specifico. Un esempio, questa è la costruzione ultimata, questa è la casa per gli ospiti che ospita tutte le persone che fanno i corsi e seminari durante tutto l'anno, compreso il corso che facciamo noi ogni estate. In questo centro è una casa considerata a basso consumo energetico, cioè che non consuma più di 70 kW al metro quadrato all'anno. Questo lo facevano nel 92. Nel 2002 la Germania ha reso, ha legiferato in questo senso, ha reso obbligatorio per tutte le case di nuova costruzione e per case in ristrutturazione che non consumino più di 70 kW al metro quadrato all'anno. Questa è la parete reale, lo schema della parete reale di questa abitazione. Vedete tutto il materiale isolante in fibra di cellulosa, che è molto usato in Germania come materiale isolante. Ed è un isolamento abbastanza ampio. In Italia non servirebbero questo tipo di spessori, semplicemente perché in Italia fa meno freddo, quindi gli spessori si riducono. Sono tutti riconosciuti, hanno tutte. Tu non puoi costruire una casa con materiale isolante di qualsiasi tipo che non abbia tutte le specificità. Prima facevo vedere l'esempio della resistenza al fuoco, perché sono tutti e tre adottati normalmente in edilizia. La fibra di cellulosa è trattata con sali di boro per renderla ignifuga. Quindi è un trattamento, quindi la fibra di cellulosa sono giornali triturati, resi come una specie di lana, e usati come isolante. Sono dei giornali. Infatti, se uno guarda vicino, ogni tanto vede delle lettere dentro. Ma sembra così, se no. Sì, anche perché riciclano, certo, i giornali. Tanto sono di cui mi seguono i giornali. Uso del solare termico per la produzione di acqua calda. E qui un altro passo, dieci anni dopo è stato fatto un altro passo ancora. Il passo delle case passive. Qui è stata costruita, qui siamo nel 2000, una casa passiva, che è un passo ancora perché una casa passiva consuma ancora meno di 70 kW al metro quadrato all'anno e siamo a meno di 15 kW al metro quadrato all'anno. E ne è stata costruita quindi una sempre in questo centro. Viene usato il legno anche qui perché questo metodo costruttivo consente di mettere molto materiale isolante senza avere spessori esagerati. E vedete in queste parti viene inserito il materiale isolante, in questo caso è sempre la fibra di cellulosa, che viene tenuto tamponata appunto con queste pannellature in fibra di legno. Le varie pareti vengono costruite sul posto, viene fatto tutto questo cappotto di isolamento. E c'è un'attenzione maniacale a tutte quelle che possono essere le dispersioni per fare in modo che l'abitazione abbia un ottimo isolamento. Per quello che riguarda le case passive l'isolamento deve essere il migliore possibile, perché nelle case passive non c'è impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento nelle case passive sono il calore delle persone, anche se può sembrare strano, il calore delle persone e tutte le fonti di calore che ci sono in una casa, che sono gli elettrodomestici, l'illuminazione eccetera, fanno già sì che è possibile avere una temperatura tra 18, 20, 21 gradi adeguata, e quindi le case passive sono quelle case che in cui si sta bene, c'è calore all'interno ma non c'è un impianto di riscaldamento. Questo è dovuto soprattutto al fatto che sono isolate benissimo. Ci sono tripli vetri con materiale isolante all'interno del vetro,
quindi hanno tutte tecnologie molto particolari che fanno sì di avere questo risultato eccezionale di consumi bassissimi. Esempio appunto di sulla parete di materiale isolante in canapa e sul tetto materiale isolante cotone. Questi materiali isolanti si possono usare anche in case di muratura, come in questo esempio. Esempio di uso di materiale in fibra di legno, di materiale isolante. Questo vedete la casa passiva ultimata, lì al centro. Tutti questi impianti solari che ci sono non servono per la casa, cioè non c'è bisogno di tutti questi impianti per alimentare l'abitazione. Questi impianti sono stati messi semplicemente perché è una casa passiva particolare dove fanno anche corsi di formazione per installatori di fotovoltaico e di solare termico. Ci sono tutti gli esempi dei vari. Esatto, ci sono i vari esempi delle ditte che hanno esposto i loro impianti e vedete il tetto è abbastanza basso per rendere semplice arrivare sul tetto, quindi questi pannelli vengono montati, smontati, vengono fatte le varie prove nei vari corsi di formazione per installatori, quindi non servono assolutamente tutti questi impianti. E ci sono varietà di impianti di fotovoltaico e di solare termico. Questo è un esempio, anche qui il discorso dell'estetica, ma sono brutti, eccetera, a parte con quello che si vede in città. Sì. Non lo so, comunque. E le ditte stanno assecondando anche questo tipo di problematica, perché questa è la Velux, qualcuno sa, che fa le finestre. In Germania anche la Velux, e anche adesso in Italia, sta vendendo solare termico, anche perché hanno detto, vabbè, noi tanto sui tetti già ci andiamo, proponiamo anche il solare termico e fotovoltaico. E quindi, vedete, quelle tre più scure sono tre finestre, e quelli due più chiari sono due pannelli solari. La differenza non è così grande. Poi anche qui tegole fotovoltaiche, c'è la possibilità di mettere delle tegole che producono energia elettrica, adesso le fanno anche di vari colori, anche di colore del tetto, quindi si cerca di andare incontro anche alle esigenze estetiche. Questa è la parte a ovest dell'abitazione, questa è la parte a nord. Dov'è questa? Questo posto? Ad Hannover, è in centro nord della Germania. Per chi è attento osservatore, che conosce la storia, dice, vabbè, come mai a nord hanno messo un pannello solare? Semplicemente perché molte ditte hanno voluto esporre i loro prodotti e a parte sud era finito tutto e quindi l'hanno messo a nord. Questo è l'interno della sala di questa abitazione, che è un'abitazione appunto usata soprattutto per corsi e seminari, ed è questo uno dei corsi che abbiamo fatto un paio di anni fa, e il corso è esclusivamente per italiani. Esempio di tripla finestra, per avere un isolamento ottimale, e questo è un esempio di circolazione forzata dell'aria. Come funziona? Qui praticamente uno dei sistemi di ricambio dell'aria all'interno di questa abitazione è ottenuto attraverso questo sistema di ventilazione forzata. Come avviene? C'è uno scambiatore di calore aria-aria per il quale con questo sistema riusciamo a far uscire l'aria calda, chiamiamola calda, dell'abitazione all'esterno per fare un adeguato ricambio dell'aria, e quest'aria viene a contatto con l'aria fresca in entrata. L'aria fresca in entrata viene quindi riscaldata, l'aria calda cede il calore all'aria fresca in entrata, non si mischiano, e l'aria quindi fresca in entrata ha una temperatura più alta rispetto all'esterno, e quindi questo permette di non avere sbalzi di temperatura all'interno del luogo in cui entra quest'aria, e quindi permette di avere una temperatura. In questa casa, ma questi sistemi si possono usare anche per case a basso consumo energetico. Sì, a volte viene inserita la pompa di calore, sì. Esatto. Sì. Esatto. 40-50 watt, sì. Esatto. Qui abbiamo un altro esempio di cogeneratore in alcune abitazioni vicine al centro, anche loro che si alimentano con questo sistema di produzione di calore e energia elettrica combinato. Esempio di ristrutturazione di una vecchia abitazione, quindi questi sistemi possono essere usati anche in ristrutturazione. Faccio una precisazione, tutti questi sistemi possono essere usati in varie, a seconda di come si vuole intervenire, in varie situazioni, anche nel condominio, anche in città, eccetera, a seconda di quello che si vuole fare, come si vuole intervenire, non solo quindi nella villetta di Hansel e Gretel. Faccio vedere questi esempi perché sono anche un po' più carini da vedere, eccetera, ma è possibile intervenire in questi ambiti anche nelle città, anche nel condominio, eccetera. Qui magari andiamo velocemente, qui facciamo un passo, andiamo in Galles, il centro che ha ispirato il centro in Germania, questi hanno iniziato ancora prima, nel 75, è un centro molto grande in cui vengono sfruttate varie fonti rinnovabili, anche loro largo uso sistemi di isolamento termico, e questo centro è interessante perché loro hanno iniziato molti anni fa. E anche loro all'inizio erano considerati pazzi, tant'è che poi ci hanno fatto una rivista, si chiama Pazzi Idealisti. E questi pazzi idealisti hanno raggiunto vari risultati interessanti, addirittura una funicolare alimentata d'acqua, per la quale il serbatoio al di sotto di queste funicolari viene riempito di acqua rispetto a quella che scende, e quella che sale viene svuotato, quindi è un sistema è a gravità, non ha bisogno di nessun tipo di alimentazione energetica supplementare. Vedete, questo è il sistema in cui il serbatoio si sta scaricando nella cabina in basso. Nello stesso tempo si sta caricando l'altra nella parte alta. Questa è l'interno di queste cabine. Questo è un sistema in cui vedete il serbatoio di raccolta dell'acqua in alto. E loro hanno
producono tutta l'energia elettrica di cui hanno bisogno in loco. Questo è un esempio di micropelton, microcentralina idroelettrica per la produzione di energia elettrica. Questo esempio qui di micropelton è un centro molto grande con tantissimi esempi didattici, ci vanno tantissime famiglie, scuole. Nel 92 avevano raggiunto 1 milione di visitatori già in relativamente pochi anni. È una delle maggiori attrazioni turistiche del Galles, ha vinto anche vari premi come migliore attrazione turistica eccetera, ed è tutta incentrata su queste problematiche di relative alle fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia. Produzione elettrica da fotovoltaico eolico, microeolico in questo caso, un impianto fotovoltaico da 13 kW per uso abitativo. Esempi appunto ludici, far vedere come funziona il fotovoltaico, quando ci sono le nuvole il fotovoltaico si ferma, che alimenta appunto una piccola pompa per l'acqua, le batterie dove viene stoccata l'energia elettrica prodotta, e vari esempi di solare termico per la produzione di acqua calda, addirittura esempi di termosifoni. Questo è un termosifone dipinto di nero adibito come pannello solare. Un'efficienza più bassa rispetto a quelli normali, ma comunque l'acqua la riscalda. Esempio di eolico, questa è una foto molto datata che io ho messo apposta perché per il discorso della rumorosità. Già loro alla fine degli anni 70 hanno installato questo impianto eolico che già allora non faceva rumore, e se lo sono installato davanti a casa, se avesse fatto rumore sarebbero stati completamente scemi. E uso del moto ondoso per la produzione di energia elettrica. Questo poi l'esempio del sistema elettrico del centro, la generazione attraverso l'idroelettrico, il fotovoltaico, l'eolico, lo stoccaggio e i vari usi. Anche loro tengono molto al discorso dell'isolamento termico, vedete le differenze che ci sono tra una casa isolata e una casa non isolata. Questa è un'abitazione in cui loro risparmiano il 90% rispetto a un'abitazione costruita in maniera tradizionale e ha avuto una maggiorazione dei costi del 10%. Abitazione a basso consumo energetico con uso di solare termico anche. Questo è fibra di cellulosa come materiale isolante. Questa è una costruzione in terra cruda e paglia. È un piccolo teatro che hanno costruito con questo tipo di materiali. Anche loro usano la fitodepurazione. Poi il compostaggio, hanno moltissimo anche giardinaggio, fanno molta agricoltura biologica. Uso e recupero dell'acqua piana con sistema un po' diverso da quello che vedevamo prima, non interrato, in questo caso comunque chiuso. Uso del compost toilet, una cosa che gli italiani fa sempre ridere, nei paesi scandinavi ma anche in Inghilterra, in Galles, si usa spesso il compost toilet, che è un bagno in cui non si usa l'acqua e il materiale organico viene compostato, viene usato poi come concime, come sarebbe normale. Quindi c'è una riduzione del consumo, cioè una riduzione, non si usa presente acqua, quindi sì. Taglia la radice il problema, e poi il materiale organico può essere usato, come dicevo, per il compostaggio. Per pulire la tazza. Allora, qua, invece dell'acqua si usa segatura e foglie secche che vengono tirate dentro, e sotto c'è un serbatoio che fa compostare il materiale organico. Piccola macchina elettrica, qui vabbè loro hanno fatto anche hanno costruito una grotta sottoterra per far vedere tutte le varie forme che ci sono anche al di sotto, forme viventi che ci sono anche sottoterra. Questa è la talpa che saluta. Hanno moltissime pubblicazioni che sono più abbordabili rispetto a quelle tedesche, che l'inglese insomma è più alla portata. Saltiamo, questo è il ristorante dove loro danno cibo, forniscono appunto, fanno anche ristorazione biologica. Questa è anche una fotografia datata, perché questa è quando loro hanno iniziato e si chiedevano villaggio del futuro, punto interrogativo. Loro hanno superato molto quello che le loro migliori aspettative, sono andati anche più avanti rispetto a quello che pensavano. Qui siamo in Danimarca, questo è un paesaggio tipico della Danimarca, stiamo andando in un altro centro, che è il Folk Center. La Danimarca ha sviluppato tantissimo l'industria eolica, tant'è che ha superato come fonte di reddito la pesca, ed è la maggiore fonte di reddito in Danimarca. La Danimarca è a livello mondiale il paese che esporta più tecnologia eolica. A poca distanza c'è la Germania. Parco eolico, in cui ci sono le varie turbine che vengono provate, con anche sistemi fotovoltaici, vengono costruite. Questo è un pianto per la produzione di energia elettrica, pianto per la produzione per il pompaggio dell'acqua e energia elettrica, quello tripala per l'energia elettrica e quello multipala per il pompaggio dell'acqua. Esempio di solare termico, quindi uso di acqua calda attraverso il solare, circolazione naturale, sempre solare termico, fotovoltaico, uso del solare passivo per questa serra. E molto interessante è l'esempio, l'uso che si fa dell'eolico, perché in Danimarca spessissimo si formano delle cooperative o gruppi di persone che investono i propri soldi nell'acquisto di un impianto eolico e poi rivendono in rete l'energia elettrica prodotta. Quindi trovi in Italia una pala di rosso, non tante pale. No, ci sono anche i cosiddetti parchi eolici, però spesso si trova anche una turbina acquistata da un gruppo di persone che mette in rete. Perché quanto costa? Relativamente basso, però sono... Beh no, l'investimento poi dipende che potenza, comunque le potenze che vanno impianti da 200-300 kW iniziano a costare parecchio. Non so, dipende dalla turbina, dipende da tante cose. Questa è una macchina alimentata a olio di colza, col motore Esbeth di costruzione tedesca,
questi sono i serbatoi di raccolta della colza, dell'olio di colza. E questo è un altro uso della biomassa. Qui è l'uso, c'è un maialificio vicino al centro, quindi in Danimarca, dove viene usato il letame per la produzione di biogas. Viene messo in questi biodigestori e può essere usato come biogas. Qui siamo in Svizzera, questo è un altro centro, si chiama Schattweil, anche loro compostori. Andiamo avanti velocemente, qui siamo in Francia, Grenoble, vicino a Grenoble, centro Tervivan. Spagna, salto un po' di cose perché sennò non riusciamo a vedere tutto. Per esempio di fotovoltaico, questo Io ho visto in Sardegna. È un tipo di rotore Savonius, si chiama, per la produzione, di solito usato per il pompaggio dell'acqua, ma si può usare anche per la produzione di energia elettrica. E qui siamo, ritorniamo qui vicino, e l'intervento di isolamento per una casa in muratura. Un intervento di isolamento esterno, viene fatto un cappotto esterno con fibra di legno, e all'interno nell'intercapedine viene immessa fibra di cellulosa. Sì, questo materiale di cui abbiamo visto vari esempi. Questo è isolamento completato. Il materiale si può intonacare con una rete reggi intonaco. Vedete? Questo è gli interventi che sono stati fatti sul tetto, sempre in fibra di legno, fibra di cellulosa. E questa abitazione aveva grossi problemi di umidità, c'erano delle ghiazze nere di umidità sia in cucina che in bagno. Una volta isolata in questo modo, l'umidità è completamente scomparsa. Esempi di fotovoltaico, la produzione di energia elettrica, tra l'altro questo impianto alimenta anche la pompa di circolazione dell'impianto solare termico. Qui una realizzazione che abbiamo fatto a Roma, 2 kW di fotovoltaico connesso in rete. Altro esempio di uno dei corsi di formazione che abbiamo fatto è qui siamo a casa di Jacopo Fo, che ha installato attraverso un corso di formazione un impianto solare termico con caldaia a condensazione. Una caldaia a condensazione particolare perché il bruciatore è posto dentro al serbatoio, quindi questo aumenta di moltissimo l'efficienza e riduce le dispersioni, gli attacchi relativi, eccetera. Ed è questo è uno dei sistemi fatti da questa ditta Solvis di cui accennavo prima. Questo è il solare termico che integra l'impianto di riscaldamento, sempre a casa di Jacopo Fo, che è poi Alcatraz in Umbria. Questo è uno dei sistemi che usiamo per le scuole, in cui è possibile monitorare i vari consumi energetici elettrici e termici e poter fare un programma che dura tutto l'anno sulla la riduzione dei consumi energetici all'interno delle scuole. Viene fatto con gli studenti. E qui vediamo la mostra itinerante Casa Ecologica, che ha fatto anche alcune date con Beppe Grillo della situazione, perché abbiamo fatto alcune date nel 96, se non mi ricordo male, noi lo conosciamo da un po' di anni. Ed è una praticamente riproposizione del centro in Germania, questa è stata realizzata col centro in Germania, itinerante. Quindi sono stati posti un po' tutte le tecnologie che sono presenti anche al centro in Germania, e con applicati sistemi di isolamento termico, eccetera, è tutto funzionante. E questa abitazione, questo prototipo di abitazione, gira un po' l'Italia. Dal 94 oggi abbiamo fatto circa 105 città in tutta Italia, tra cui appunto alcune della tournée del comico nel 96. E qui siamo a Imola. Qui abbiamo fatto una tournée anche con il Ministero dell'Ambiente nel 2002, qui era la prima data a Villa Franca, vicino a Verona. Qui siamo al Politecnico di Milano. Siamo stati anche a Reggio Emilia nel 96 forse. Era il decennale di Chernobyl. Piccolo motorino elettrico alimentato attraverso il fotovoltaico, forno solare per la cottura dei cibi. E vedete, questo è all'interno della mostra, ci sono tutti i vari elettrodomestici alimentati dal fotovoltaico, dall'eolico. C'è la doccia alimentata dall'acqua calda del solare termico, visitabile all'interno. Ok, sono andato un po' più veloce perché così se ci sono domande, interventi. Quindi io credo che quello già in sé sarebbe un primo risultato, no? Riuscire ad allontanare, anche perché al di là di quello che dicono i manuali di criminologia, chi è in grado di offrire, nella stragrande maggioranza dei casi, marijuana o hashish, a richiesta è in grado di offrirti anche tutto il resto del carnet di droghe disponibili sul mercato. E chiaramente l'altro aspetto è quello della riduzione del danno. Il punto è questo: è chiaro che la riduzione del danno non è la soluzione, cioè nessuno la vede come soluzione, è, se vuoi, una precauzione in più e anche il tentativo di mettere in campo una strategia per cui, se una persona fa uso di droghe, si faccia il miglior male possibile. Per questo si chiama riduzione del danno, non per altri motivi. Nessuno ha rinunciato alla prevenzione.